Calano i contagi in Campania, a Torre del Greco, ieri 15 positivi al Covid-19 a fronte dei 96 nuovi guariti. La città torrese, così come quelle limitrofe, ha registrato un decremento dei contagi negli ultimi giorni. Restano però, causa di preoccupazione, i decessi. Di pari passo ai miglioramenti procede anche la campagna vaccinale a Torre del Greco, dove si è ormai nell'ultima fase di vaccinazione degli over 80 prima di passare agli over 70. Abbiamo chiesto ai cittadini torresi quale fosse la loro posizione nei confronti del vaccino anti-Covid. Curva dei contagi che inizia a calare anche nella città di Torre del Greco, lei cosa ne pensa? No, io credo che le cose siano veramente ancora non del tutto normali, per cui siamo sicuramente ancora in una situazione di emergenza, però sta la gente che dovrebbe essere un poco più attenta nel modo come si comporta per strada, perché per la verità non vedo ancora questo atteggiamento così forte nei confronti di un problema molto serio. La città di Torre del Greco, che ormai è alla terza settimana di zona rossa, ma la gente tra le strade continua ad essere ancora troppa. Ma è così, è proprio così. Io adesso in questo momento sto venendo da fare una passeggiata per Torre perché avevo dei problemi di approvvigionamento, però vedo che è dietro la piazzetta, che è un luogo abbastanza affollato dove non c'è nessun controllo, dove le persone sono uno sull'altro, quindi evidentemente se non riusciamo a normalizzare anche in questo diventa sempre più difficile uscirne fuori. Sta comunque anche continuando la campagna vaccinale, si stanno per terminare gli over 80 per poi passare agli over 70. No, questo è vero, sotto l'aspetto organizzativo si stanno mettendo le cose per benino, però dovrebbero certamente accelerare un po' in più. Vedo che alcune personalità politiche di Torre Greco, come la stessa Loredana Raia, vedo che si sta effettivamente mostrando efficiente e quindi sta dando veramente una grossa mano, credo veramente una grossa mano a Torre Greco. Qual è il suo posizionamento nei confronti del vaccino? Quando arriverà il suo turno lo farà o meno? Ieri l'avrei fatto, immediatamente, nel momento in cui mi verrà chiamato non andrò a vedere che tipo di vaccino, ma l'importante è che mi faccia, perché è veramente diventata una situazione civica nei confronti dei nostri nipoti, dei nostri figli, delle nostre figlie, quindi è un dovere farlo assolutamente. La situazione, diciamo, è ancora incerta. Spero effettivamente che cali i decessi, come pure coloro che si infettano. Stanno anche proseguendo la città di Torre del Greco i vaccini per gli over 80 e si passerà poi anche agli over 70. Lei cosa ne pensa? Mi pare giusto vaccinare, diciamo, i più precari, i più deboli, cioè gli ottantenni, e che quindi cominciassero a fare più vaccini. Invece di farne 70-80 al giorno, arrivare almeno a 300-400 al giorno, che sarebbe un minimo accessibile, specialmente se questi, dopo il milione di vaccini che ci hanno dato, le consegne al comune di Torre del Greco in proporzione al numero di abitanti. Noi facciamo 85.000 persone. E quanti ottantenni e settantenni ci stanno? Saranno 6.000, 7.000. E dare la precedenza a questi signori qua. Qual è la sua posizione nei confronti dei vaccini? Quando sarà il suo turno lo farà o meno? Sì, sicuramente. Sia AstraZeneca oppure Pfizer, qualsiasi, perché sono stati collaudati. In Inghilterra hanno vaccinato 12 milioni con AstraZeneca e stanno a buon fine, diciamo così, nel senso che hanno 100 morti al giorno e noi ne abbiamo 550. Mi pare ovvio che si può utilizzare anche quello, o Pfizer o AstraZeneca o altro, purché ci vaccinano.